pacchetto di austerità da 54 miliardi di euro passa con la fiducia alla Camera, mentre la Banca d'Italia informa che il debito pubblico a luglio è aumentato di 10 miliardi di euro in un mese. La Banca Centrale Europea compra debito italiano, il rendimento diminuisce per la prima volta in 5 giorni. Il Bund tedesco cala, il mercato azionario guadagna in seguito alle aspettative sull'acquisto di obbligazioni europee da parte della Cina. Il Crédit Agricole e la Société Générale, la seconda e la terza banca francese, subiscono il declassamento della capacità creditizia da parte di Moody's. In collegamento internet con Milano c'è Vanni Lucchelli, consulente indipendente e socio di Compagnia Fiduciaria Lombarda. Ciao Vanni e bentornato a Loganza. Ciao Luciano, grazie mille per avermi invitato ancora. Allora, iniziamo vedendo subito la manovra. È passata alla Camera, 54 miliardi di euro di piano di austerità, il primo passaggio naturalmente spiana la strada per l'approvazione finale che arriverà in serata, 630 voti, 316 a favore, 302 invece contro. Ci sentiamo meglio? Ma guarda, i commenti di rito dei internazionali sono positivi, ovviamente, perché i numeri sono comunque importanti. 54 miliardi di riduzione già di valore della manovra è un numero importante, soprattutto mostra finalmente una determinazione del paese, del governo, del Parlamento a mettere una pezza alla situazione che si era creata e che era diventata parecchio insostenibile per via della sfiducia degli investitori internazionali. Quindi credo che non siamo a posto sicuramente, perché poi si tratterà di vedere l'implementazione delle singole voci della manovra e di vedere poi i numeri come saranno rilasciati via via dalla Banca d'Italia e dalla Corte dei Conti. Quindi credo che comunque sia un passo avanti rispetto al vuoto pneumatico che si temeva con le prime reazioni della nostra politica nelle settimane passate. Credo che sia comunque un passo avanti e che questo venga registrato anche negli ambienti internazionali. La Banca d'Italia informa che a luglio il debito pubblico è salito a record 1.911 miliardi e 807 milioni di euro, oltre 10 miliardi in più rispetto a giugno, quando per la prima volta appunto il debito pubblico ha superato la barriera dei 1.900 miliardi. Questo è un dato che fa riflettere, anche se in realtà bisogna considerare che la Banca d'Italia rileva lo stock complessivo del debito, quindi anche l'impatto degli interessi eccetera eccetera, mentre il numero che viene considerato ai fini della Banca Centrale Europea è il rapporto di questo con la crescita del prodotto interno lordo. Questo rapporto ovviamente diventa cruciale nella misura in cui riusciamo ad avere una dinamica del denominatore maggiore rispetto a quella del numeratore. Ora mi sembra che in questo momento sia difficile immaginare nel breve termine una ripresa sostanziosa della crescita, no? E che possa contribuire a ridurre il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo. Quindi credo che questa sia l'attenzione sia l'argomento da porre all'attenzione una volta varato, una volta acquisita, diciamo, perlomeno un'attestazione di fiducia da parte dei mercati per via della manovra. Quindi credo che adesso l'impegno debba essere senz'altro sul progettare un programma che riguardi la crescita economica. E con tutta probabilità arriverà un'altra manovra che probabilmente sarà appunto più indirizzata alla crescita. Questo sì. È da aspettarsi, già voci sono arrivate, insomma l'abbiamo accennato in altri video, dal
dal Senato, da Baldassarri, che appunto la prossima manovra è necessaria per stimolare la crescita e per assicurarsi che la Banca Centrale Europea continui a comprare il debito. Senz'altro, certamente credo che poi il valore e la struttura della nuova manovra dipenda anche dall'andamento delle entrate tributarie, il cui picco si avrà nel mese di novembre, quindi credo che comunque tra ottobre e novembre si dettaglieranno il fabbisogno e anche i punti da andare a toccare per lo stimolo dell'economia. Credo che a questo punto sarà importante avere un contributo fattivo da parte degli industriali, da parte delle parti sociali, in modo da avere una manovra di stimolo e veramente efficace che poi non abbia intoppi in fase di implementazione. Abbiamo parlato dei numeri, vediamo anche quelli ritenuti migliori. La lotta all'evasione, volano gli incassi, così titolano alcuni dei giornali più fantasiosi, ammontano a 4 miliardi di euro, 4 miliardi e 46. Le entrate derivanti dalla lotta all'evasione nel periodo gennaio-luglio, in 6 mesi. Ecco, io credo che sia comunque un numero importante, senz'altro in assoluto è rilevante, però mostra anche come sia impossibile pensare di imperniare una manovra correttiva per un problema più importante come il debito pubblico italiano esclusivamente sulla lotta all'evasione. Credo che già siano on place degli strumenti molto molto efficaci, come dimostrano anche i tassi di risultato ottenuti dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza. Credo che pensare di avere risultati a breve più consistenti di questi sia abbastanza utopico, e questo è il motivo per cui alla proposta passata di imperniare la manovra sulla lotta all'evasione i mercati hanno reagito in modo molto negativo. Il debito governativo, BTP, generalmente obbligazioni di Stato, salgono per la prima volta negli ultimi 5 giorni perché la Banca Centrale Europea si dice che abbia comprato il debito del Paese, sempre al fine di tentare di fermare l'aumento del costo dei finanziamenti. Questo appunto viene saputo perché viene raccontato da alcune persone che poi non si fanno identificare perché apparentemente queste contrattazioni sono riservate, Vanni? Ma sono riservate, più che altro sono temi abbastanza delicati perché abbiamo seguito proprio sullo scorcio della settimana passata con le dimissioni di Jürgen Stark la lotta intestina che è in corso alla Banca Centrale Europea in merito alle decisioni di intervenire direttamente sul debito pubblico dei paesi in difficoltà. Quindi credo che siano informazioni che si preferisce tenere il più possibile riservate, anche se tutto sommato la Banca Centrale opera sui mercati aperti, per cui bene o male il fatto che sia attiva in qualche momento viene risaputo. Quindi, sì, e poi la stessa Banca Centrale che poi però dopo, quando l'ha fatto, dice l'ammontare che ha comprato. Adesso ci passiamo subito, ma prima volevo chiederti se tu credi che questi ammontare. Allora, vediamolo subito. La Banca Centrale Europea ha detto il 12 di settembre che aveva fissato 14 miliardi di euro di acquisti di obbligazioni nella settimana che era finita il 9 di settembre. In aumento questi 14 miliardi dai 13,3 miliardi di euro della settimana prima. La settimana del 9 settembre, quando appunto Jürgen Stark, il membro tedesco della Banca Centrale Europea, ha rassegnato le dimissioni perché apparentemente in contrasto con le decisioni della Banca Centrale Europea di acquistare debito delle nazioni. Jürgen Stark ha detto che non si toglie quella divisione che c'è normalmente e deve esserci fra la
politica monetaria e la politica fiscale, appunto cercando di andare ad abbassare il costo dei paesi più indebitati nella zona euro. Dunque i numeri sono questi, diciamo 14 miliardi. Si pensa che adesso gli acquisti della Banca Centrale Europea possano addirittura aumentare. Quello però che sembra, Vanni, è che la BCE non abbia un'intenzione precisa di fissare, per quanto possibile, il rendimento intorno, vicino, diciamo, al 5%. Siamo, direi, abbondantemente sopra. Ma credo che la Banca Centrale, questi importi degli acquisti della Banca Centrale non, di per sé non spostano il mercato. Credo che la cosa importante sia il segnale, più che altro, che la Banca Centrale dà, no? Era così anche negli anni passati, nel 92, quando la Banca d'Italia interveniva a comprare, è così adesso, quindi non credo sia quello. Per quel che riguarda invece le affermazioni di Stark, sono ovviamente affermazioni di stampo Bundesbank, no? La Bundesbank è sempre stata fortemente monetarista, no? Quindi per la divisione assoluta della politica monetaria e della politica fiscale, laddove la visione della Bundesbank è che la politica monetaria avrebbe il compito di bacchettare la politica fiscale, ma non di intervenire nel merito della politica fiscale. Ora, sono discussioni di merito che sono molto importanti, perché la Banca Centrale Europea è stata disegnata sulla base della struttura della Bundesbank, mentre abbiamo già detto in altre occasioni che altre banche centrali hanno invece compiti differenti, non esclusivamente monetari, ma anche diciamo di indirizzo fiscale. Quindi credo che la questione delle dimissioni di Stark, così come precedentemente le dimissioni di Axel Weber, credo che riflettano questo dibattito all'interno della Banca Centrale Europea, all'interno della Banca Centrale Europea e dei suoi azionisti, che sono i paesi membri dell'Unione Europea. Quindi credo che sia rilevante come tema, però per il momento sia più che altro una questione in prospettiva che senz'altro andrà risolta. Passiamo anche da quello che succede sul mercato. L'Europa riesce a concludere in positivo, il Bund tedesco diminuisce e praticamente contraddice l'andamento che aveva in precedenza, mentre appunto l'azionario sale sull'ottimismo portato dalle aspettative sulla possibilità che la Cina possa comprare debito delle nazioni europee che sono appunto state contagiate dalla crisi. Oggi ci sono state un paio di informazioni, di notizie interessanti da questo punto di vista. Primo, l'intervento del premier cinese, che però mi sembra abbastanza ambiguo, si lascia aperto un po' di possibilità. Il rappresentante per il commercio sempre cinese ha detto che la Cina preferirebbe investimenti diretti in società piuttosto che comprare debito pubblico, però per contro il rappresentante brasiliano ha detto che i paesi cosiddetti BRIC, Brasile, Russia, Cina e India, starebbero valutando e valuteranno nel corso di un incontro nel corso della settimana l'opportunità di intervenire a sostegno soprattutto dell'Unione Europea in difficoltà, e non è ancora chiaro in quale modo, però insomma tutto questo ha dato un poco di supporto al mercato. Perché che riguarda la reazione del Bund, questo mostra quanto sia... Aspetta, scusa un attimo, prima di arrivare a Bund, ci arriviamo, è importante la cosa che diciamo sul Bund, tanto dividiamo, rimaniamo un attimo sulla Cina, Vanni. Allora, sì. Pare che prima di tutto non sono più BRIC, sono BRICS, si è aggiunto il Sudafrica alla fine. Dunque, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, i paesi considerati una volta di un altro mondo, arrivano a salvare quello che si pensava fosse il primo mondo, o perlomeno. Sì.
o perlomeno. Da un punto di vista storico è abbastanza interessante la cosa, perché se fino ancora alla crisi asiatica del 97, seguita dal default dal rischio di default della Russia, eccetera, eccetera, erano i paesi Stati Uniti, Europa, Giappone, che andavano in aiuto e che finanziavano in qualche modo la crescita di questi paesi, in brevissimo tempo, nello spazio di 10, massimo 10-12 anni, i ruoli si sono invertiti. Quindi questo dal punto di vista storico è interessante. Detto questo, si aggiunge il Sudafrica, ben venga se tutto questo può portare ad una soluzione ordinata della crisi che stiamo vivendo. Sembra che questi paesi abbiano un forte commitment nei confronti dei loro mercati di sbocco, no? Per evitare di dover accelerare oltre misura i processi di crescita della domanda interna per supplire alla mancanza di domanda sui mercati tradizionali che sono i mercati occidentali. Io ho una dichiarazione presa da un giornale cinese, Caijin, che cita Zhang Xiaoqiang, un vicepresidente della National Development and Reform Commission, dunque della riforma di sviluppo nazionale e delle riforme, dice che la Cina ha ancora intenzione di comprare le obbligazioni delle nazioni affette dalla crisi del debito, però contrastanti appunto e diverse sono le voci che arrivano dalla Cina. Ho letto anche di un consigliere della stessa Banca Centrale Cinese che invece è totalmente, o si oppone totalmente all'acquisto, dice, avventuroso di debito di paesi che appunto non riescono a risultare credibili. Questa storia della Cina, non voglio inserire insomma solo una mosca, niente di più grosso, ma questa storia della Cina che arriva dall'Italia il giorno dopo in cui era aumentato il costo dei finanziamenti all'asta precedente e il giorno prima, la mattina prima, che nel pomeriggio fosse poi venduto altro debito che si pensava a sua volta poteva mostrare un altro aumento dei finanziamenti. Tu come l'hai, sei riuscito a capirla anche poi alla resa dei conti, perché non ci sono notizie precise, le notizie sono contraddittorie, arrivano da diverse fonti, questa cosa della Cina. Ma la Cina già detiene una parte, una fetta importante del debito pubblico italiano. Il problema della Cina è che ha qualcosa come 3.200 miliardi di dollari di riserve e da qualche parte le deve mettere, no? Quindi, la parte in dollari viene ovviamente investita in treasuries. Il rendimento dei treasuries è, sappiamo tutti, è molto molto basso. La Cina ha iniziato già 10 anni fa una politica di redistribuzione del suo portafoglio, del rischio valutario del suo portafoglio, e quindi ha iniziato a comprare anche debito denominato in euro. Ora, il debito denominato in euro, se la Cina lo volesse senza rischio, si troverebbe a dover sottoscrivere dei titoli emessi dalla Germania piuttosto che dall'Olanda o dalla Finlandia, anche se recentemente gli spread della Finlandia sul Bund hanno allargato un po', o cose del genere, a rendimenti reali negativi. Ora, una piccola quota di portafoglio, che risulta comunque, essendo il portafoglio di 3.200 miliardi, risulta comunque una quota relativamente consistente in assoluto, è ragionevole immaginare che il gestore voglia avere un po' di rendimento ragionevolmente ponderato per il rischio. Quindi apparentemente se la Cina dimostra una qualche interesse per il debito pubblico italiano a questi rendimenti, è probabile che ritengano che per la quota di portafoglio che intendono destinare il rapporto rischio-rendimento sia assolutamente favorevole.
diciamo insomma per concludere che per adesso questo discorso della Cina ha portato un seppur modesto beneficio, diciamo, allo smistamento del debito italiano. Vedremo poi naturalmente che cosa succederà. Il Bund, allora, il Bund tedesco che cala con l'aumento dei mercati, significa che il Bund tedesco appunto viene visto come quello che vengono definiti, no, i safe havens, anche se appunto di paradisi adesso è difficile riconoscere, insomma è difficile che trovarli addirittura, però diciamo che no, quando c'è paura sul mercato uno dei posti dove si scappa è anche il Bund tedesco. Tu parlavi dei rendimenti negativi, dunque la resa dei conti non appare un buon posto dove correre. Ma sai, il problema è che i rendimenti della curva tedesca sono tutti negativi, perlomeno fino alla parte a 10 anni. 10 anni tedesco, il Bund a 10 anni rende intorno all'1,50, no? Vuol dire che sono rendimenti reali negativi. Il rendimento della parte a breve della curva è di poco inferiore allo 0,50%, quindi vuol dire che i rendimenti sono decisamente negativi. Ora, la cosa è, se noi vogliamo comprare protezione, no, la vogliamo comprare per evitare sorprese in un periodo circoscritto di volatilità del mercato, no? Quindi vuol dire che gli investitori cercano protezione, cercano di evitare grossi rischi di volatilità e quindi si comprano titoli sicuri. Però comprare titoli sicuri vuol dire anche comprarli con un rischio di mercato relativamente limitato. Cosa voglio dire? Voglio dire che comprando il Bund a 10 anni a 1,50, il rischio è che se ammesso e non concesso che la situazione possa in un qualche momento migliorare, il Bund a 10 anni può perdere anche 40-50 basis points nel giro di poche ore, no? Quindi vuol dire realizzare delle perdite in conto capitale non indifferenti, quindi vuol dire che la protezione a questo punto diventa a sua volta un rischio, no? Allora io mi chiedo come mai il comportamento degli investitori sia stato di questo genere. Infatti se guardiamo il movimento della curva tedesca ci rendiamo conto che nelle ultime settimane ha teso ad appiattirsi, vuol dire che alla ricerca comunque di rendimento marginale gli investitori cercavano di comprare la parte lunga della curva piuttosto che la parte a breve, no? Quindi a questo punto gli investitori che hanno comprato il Bund a 10 anni a questi rendimenti corrono il rischio di aver pagato troppo la loro protezione in termini di rischio di mercato. La famosa curva dei rendimenti, no? La parte lunga sono i rendimenti delle obbligazioni che hanno una scadenza maggiore. Il Credit Agricole abbassato a doppia A2, Moody's lo porta appunto al terzo rating più alto, alla terza valutazione più alta, e rimane sotto revisione. Société Générale è stata ridotta a doppia A3 con una prospettiva negativa, il cosiddetto outlook negativo. Moody's deve valutare anche il grado di supporto dello Stato verso la Société Générale. BNP Paribas, la più grande banca francese, viene confermato la valutazione doppia A2, ma viene messa sotto revisione per una possibile riduzione. Dunque Moody's rivede al ribasso, peggiora, declassa la affidabilità creditizia delle due maggiori banche francesi, la seconda e la terza, la prima, BNP Paribas, ancora vedremo. Le banche francesi sono quelle più esposte verso la Grecia, con, si calcola, 56 miliardi e 700 milioni di dollari, secondo i conti fatti dalla Bank for International Settlements. Ma sai, io credo che le società di rating abbiano perso enormemente credibilità, no? Questo l'hanno perso nel corso della crisi del 2008 e secondo me non l'hanno ancora recuperata. L'unico motivo per cui c'è tanto, tanto interesse per le loro dichiarazioni è che
la possibilità di investire in alcuni bond per tanti investitori dipende dal rating che questi signori si degnano di concedere all'emittente. Detto questo, a me pare che il loro comportamento, come nel caso del declassamento del debito americano, sia un po' l'intervento di chi arriva a chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati, no? Quindi non fanno che sancire qualche cosa che il mercato già sa e il mercato già ha probabilmente prezzato nelle valutazioni espresse dei titoli. Quindi francamente penso che siano più notizie giornalistiche che qualcosa di veramente importante e costruttivo per cogliere i contorni e eventualmente le linee di sviluppo delle situazioni fluide, della situazione fluida in cui ci troviamo. Vade, per notizie giornalistiche che cosa intendi? No, scusa, No, notizie giornalistiche intendo le testate, i titoli di testa dei giornali. Però no? È anche vero, insomma, che la resa dei conti e questi giudizi poi finiscono per avere un impatto sul mercato. Insomma, dovesse Standard & Poor's, che a maggio l'ha promesso, o perlomeno ha detto state attenti, Moody's, che invece ha detto state attenti a giugno, tutti e due l'hanno detto all'Italia, dovessero ridurre ancora il già scarso livello creditizio dato alla nazione, con tutta probabilità poi vedremo anche una revisione del giudizio sulle maggiori banche italiane e immaginiamo che questo potrebbe portare a un aumento, sarebbe un altro motivo per far aumentare i rendimenti, oppure no? No, certamente, però detto questo, l'impatto che queste società hanno è assolutamente non commisurato alla loro credibilità, quindi credo che qualcosa bisognerà che si pensi, no? Hanno una risonanza eccessiva rispetto a quello che fanno, no? Alla loro credibilità che hanno perso nel 2008. Vediamo se stiamo girando già per le lunghe, ma almeno un altro dei punti ce ne sarebbero diversi, vorrei rapidamente affrontarlo. Vanni, aumenta il rischio della BCE, le banche europee stanno perdendo depositi, escono i soldi, vanno via perché i risparmiatori, ma anche i fondi monetari sono spaventati dalla crisi del debito e vanno a mettere i soldi in posti che ritengono più sicuri. Le istituzioni bancarie in Grecia hanno perduto il 19% nell'anno passato e quasi il 40% è stato perduto dalle banche irlandesi in 18 mesi, mentre l'Unione Europea, le società finanziarie dell'Unione Europea si stanno prestando meno soldi tra loro e i fondi sul mercato monetario in America hanno ridotto i loro investimenti in Germania, Francia e Spagna. La Banca Centrale Europea ha fornito circa 500 miliardi di euro di finanziamento temporaneo, ma appunto le banche stanno riducendo i prestiti che potrebbero portare addirittura le loro economie nazionali a una crescita maggiore, a un rallentamento della crescita, e ci sono anche coloro che pagano per attirare maggiori depositi. In Italia, ad esempio, si vendono obbligazioni ai clienti a 5 volte, pare, insomma a diverse volte gli interessi che normalmente si offrono sui conti, sui depositi, insomma, sui conti di quando si mettono i soldi in banca, vanno. È così. Che cosa si suggerisce tutto questo? Ma guarda, il problema è semplicissimo. Quando tu hai un deposito di liquidità sul conto corrente, tu sei un creditore nei confronti della banca. Se tu con quei quattrini lì compri dei titoli, i titoli sono depositati su un deposito titoli che è segregato rispetto al patrimonio della banca. Quindi, probabilmente, normalmente le legislazioni nazionali proteggono i piccoli depositi, credo che sia mediamente fino a 100.000 euro, e credo che comunque i fondi di money market
abbiano depositi per importi decisamente superiori, non si troverebbero tutelati e quindi preferiscono non depositare liquidità, non essere creditori nei confronti di istituti di credito che qualunque cosa possa succedere possono avere dei problemi, e quindi è comprensibile questo. Certamente crea dei problemi di la famosa liquidity trap, no? Crea dei problemi di circolazione della moneta e quindi problemi anche alla crescita. Quindi detto questo è un effetto collaterale assolutamente comprensibile di quanto sta succedendo, e anche un effetto collaterale di quello che dicevamo prima, con le grandi agenzie di rating che si fanno promotrici di campagne magari anche fondate, però senz'altro molto sensazionali sulla debolezza delle banche. Ecco che i risparmiatori e i depositanti cercano di salvaguardare al meglio i loro interessi. Vanno Lucchelli, consulente indipendente e socio di compagnia fiduciaria Lombarda, in collegamento internet da Milano. Grazie Vanni, arrivederci, a voi. Grazie a te.